talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Buonasera, grazie di essere qua. Io sono Roberto, lei è Lorenza, facciamo parte dell'associazione Nonno Voi. Si sente? Sì! Giuliano Pacileo, signor sindaco del comune di Cameri. Mi fa piacere di essere qua sul palco con noi. Il filmino che avete visto, dove avete visto dei bambini sorridenti, ben vestiti, non è la situazione che abbiamo trovato. Quando siamo arrivati a Kakamega è una cittadina che io non avevo mai sentito nominare in Kenya, prima di andarci. Questi bambini di Kakamega, quando li abbiamo trovati, dormivano per terra, erano malati. Credo che ai più piccoli abbiamo anche salvato la vita. Non ho preparato il discorso, quindi vado un po' a braccio. Ci abbiamo messo 6 anni circa per portare la situazione al livello che voi avete visto. Non era scontato, non avevamo neanche la sicurezza di poter fare tutto questo. Siamo stati bravi,
e anche molto fortunati, perché abbiamo trovato in Africa anche delle persone che ci hanno dato una grossa mano, delle persone corrette, oneste, capaci, che ci hanno introdotto e sono state capaci di farci fare queste cose. Abbiamo fatto moltissime cose in questi 6 anni, in questa cittadina. Abbiamo raccolto questi bambini, erano 14 all'inizio, erano malmessi, erano pieni di croste, erano molto magri e non andavano a scuola. Oggi i bambini sono 28, vanno tutti a scuola con la pancia piena, hanno tutti quanti la loro cartella, hanno le scarpine e l'uniforme. Tutto questo è un lavoro che abbiamo fatto soprattutto partendo da qua, perché il vero volontariato si fa in Italia, perché è inutile recarsi in Kenya a lavorare, come si dice, a dare una mano, a fare qualche cosa quando si arriva con le tasche vuote. Quindi noi lavoriamo tutto l'anno, tutti i giorni in Italia per poter portare in Africa i fondi necessari a mantenere questi bambini. Sono una goccia in un grosso mare, ma noi siamo del parere che se ognuno mettesse una goccia in questo grosso mare, forse riusciremo veramente a fare qualche cosa. Abbiamo costruito l'ospedale, anzi adesso stiamo ampliando questo ospedale, aggiungendo altre 2 stanze con altri 8 posti letto. Abbiamo costruito un asilo, i pozzi per l'acqua, perché l'acqua, che per noi è una cosa normale, si apre il rubinetto, ci si lava, è anche calda, ma in realtà l'acqua non ce l'hanno tutti. E questi bambini dovevano fare un chilometro e mezzo per andare con una piccola tanica, i più piccoli con una tanica ancora più piccola, a portarsi l'acqua in casa. E si lavavano tutti in una tinozza, quindi l'ultimo che si lavava, nero. Non so esattamente quando si lavava, oggi hanno l'acqua, abbiamo l'acqua, abbiamo l'ospedale, quindi le cure mediche sono assicurate, c'è da mangiare per tutti, abbiamo fatto una sartoria dove le bambine, quelle meno capaci, quelle che sono intellettualmente meno capaci a scuola, hanno la possibilità di imparare un mestiere. E quindi anche questo porta reddito all'interno di questo orfanotrofio. Questo lo facciamo non da soli, perché in due portare avanti una situazione di questo genere è impossibile. Lo facciamo perché ci sono per fortuna persone come voi questa sera che contribuiscono. Quindi siete qua sia a divertirvi, perché sicuramente il gruppo Chi c'è vi farà divertire, ma siete qua anche con uno scopo più importante, secondo me, che è quello di dare una mano a 28 bambini africani a crearsi un futuro, ad avere delle opportunità. Forse mi sono dilungato, comunque volevo farvi capire che cosa avete visto fondamentalmente, con poche parole. Avrei molto 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 da dire, ma non abbiamo il tempo stasera. Allora volevo già pensiero di uccidere anche mia moglie, perché se lo merita, perché è veramente la vera anima dell'associazione e a volte anche il cervello è lei, non sono io. Giuliano, il signor sindaco, vuole dire qualche cosa? Più che volentieri, è sempre un piacere essere alle iniziative di Mondo Boy, che da diversi anni, come diceva Roberto, 6 anni, è iniziata questa bella avventura. Un'avventura, diciamo, veramente da zero, perché mi ricordo Roberto quando ne parlò, quando rimane incantato da questo villaggio a Kakamega, dove non c'era veramente nulla. E mettere a disposizione veramente il volontariato sul territorio, su Canore, non solo, perché chiaramente fate tante iniziative anche nei comuni limitrofi e non solo, e mettere poi a disposizione le risorse raccolte per dare un futuro a questi bambini, a queste persone, perché per noi secondo me è veramente la scuola, l'ospedale, quindi l'istruzione e la sanità, ma per quei bambini non lo era fino a qualche anno fa. Quindi mettere a loro a disposizione un futuro, scuola, sanità e anche dei laboratori, perché prima si parlava di sartoria e non solo, so che avete anche altri progetti, quindi si dà anche un futuro nella loro realtà, nella loro terra, per chiaramente cercare di avere sempre una vita migliore. Questo lo fate ormai da diversi anni in modo veramente esemplare. Quella cosa che mi è sempre piaciuta, che toccate tanti ambiti, cioè questa sera siamo per uno spettacolo teatrale che sicuramente ci divertirà. Qualche mese fa eravamo insieme a una bella corsa che serve per tenersi in forma. Sì, appena consentito di fare una corsa a marzo, abbiamo il patrocinio del comune
marzo ce ne sarà un'altra, però anche negli anni scorsi, cioè con il corso dell'anno ci sono diverse attività anche sportive, ma non solo, diversi banchetti, gli stand che fate con tanti prodotti che fate nel corso dell'anno, che poi mettete a disposizione per raccogliere chiaramente fondi. Ho visto un bellissimo calendario che poi quando uscirò acquisterò più che volentieri, una donazione, perché è giusto comunque sostenervi. Ed è bello perché riuscite a coinvolgere tante realtà del paese con le vostre iniziative, ma poi, ribadisco, toccando diversi ambiti, dalla cultura, allo sport, al sociale, con un obiettivo, aiutare chi è stato meno fortunato rispetto a noi. Quindi un occhio veramente di riguardo che avete avuto con il cuore. Le immagini del video recenti che avete fatto nell'ultimo viaggio un mese fa sono veramente toccanti, emblematiche. Veramente lo sforzo e quello che avete portato avanti è veramente un qualcosa di veramente concreto, creato con la determinazione, creato veramente con il cuore, e si percepisce dai sorrisi, perché poi veramente l'immagine dei bambini sono sempre sorridenti, pur non avendo poco rispetto magari a tante altre persone che hanno tanto, sono sempre sorridenti, e questo penso che sia uno degli aspetti che vi portano ad andare avanti ed essere così determinati e concreti nel dare ancora di più un futuro a questi bambini e a tutte le famiglie e le persone che sono sul territorio di Cagavega e del Kenya. Quindi un grande grazie, un grande applauso a Roberto e Lorenzo. Grazie. Non rubiamo più il palco molto, però comunicazione di servizio. Alla fine dello spettacolo i nostri eroi, perché eroi sono, che adesso Lorenzo presenterà, i nostri eroi si esibiranno anche con degli strumenti musicali, canteranno con una sorpresa. Chi non ha fretta di andar via si ferma qua e ci sarà una sorpresa alla fine. Allora, questa compagnia si chiama Chi c'è c'è, mi viene a dire, e noi ci siamo. Sempre presenti. È una piccola compagnia all'esordio, 4 giovani cinquantenni si mettono in gioco per divertirsi, ma soprattutto per divertirsi. In questo scherzo, in un atto unico scritto da Mario Alessandro Paolelli, rivisitato e arrangiato da loro, cercheranno di portarli in un normale giorno di lavoro, che di normale ha veramente poco. Quindi un applauso a questa Una mamma, entrando in cucina, vede la sua piccola bambina con due bellissime mele in mano. Si avvicina e dice: «Che belle mele che hai! Me ne daresti una?» La bimba guarda le sue due mele. Una è rossa e l'altra è gialla. Prende la mela rossa e dà un bel morso. Se la gusta piano piano. Poi prende quella gialla e gli dà un bel morso. Il sorriso sul viso della mamma si spegne e la mamma inizia a pensare: come e quando la mia piccola bambina è diventata così insensibile? Chi ha fatto diventare mia figlia così egoista? Ma proprio in quel momento la bimba dolcemente allunga la manina e dice: «Mammina, ti
Tieni quella rossa, è più dolce. Non importa chi siete, cosa avete fatto, quanta esperienza avete. Lasciate sempre agli altri il tempo di spiegarsi. Perché quello che voi percepite potrebbe essere la verità, oppure no. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno raccontato o sentito raccontare una barzelletta. E tutti, almeno una volta nella vita, hanno sentito o anche raccontato una barzelletta che cominciava così. C'erano un francese, un tedesco e un italiano. Oh, c'è quella delle... delle riunioni femministe. Allora, la presidentessa dice è ora di finirla con lo strapotere maschile, bisogna affermare l'indiscussa superiorità della donna, facendo sì che gli uomini facciano tutti quei compiti che per anni sono stati delegati a noi donne. Da domani tutti i vostri mariti dovranno fare le pulizie di casa, andare a fare la spesa e prendere i bambini a scuola. La riunione si aggiorna e si ritrovano poi dopo qualche settimana, no? Per raccontarsi com'è andata. Allora si alza una donna e dice: io sono di origine inglese ed avendo sposato un italiano ho pensato che avrei avuto qualche problema. Ho detto a mio marito: da domani tu dovrai andare a prendere i bambini a scuola, a fare la spesa e pulire tutta la casa. Al primo giorno non ha fatto nulla, ma dal secondo giorno ha fatto tutto ciò che gli ho ordinato. E si siede. Si alza un'altra donna e dice: io sono di origine francese e anch'io ho sposato un italiano. Ho detto a mio marito: da domani tu dovrai pulire case, fare la spesa e andare a prendere i bambini a scuola. Al primo giorno non ha fatto nulla, padre. Al secondo giorno non ha fatto nulla, ma dal terzo giorno ha fatto effettivamente tutto ciò che gli ho ordinato. E si siede. Si alza un'altra donna e dice: io sogno cammina, sogno siciliano, ma maritano un siciliano. E ce ne siamo marito, da domani tu a dire a fare spesa, studiare a casa e pigliare i piccini da scuola. O primo giorno, non vede niente. Allo secondo giorno, non vede niente. Allo terzo giorno, non vede niente. Allo quarto giorno, e a cominciare a vedere qualcosa dall'occhio destro. Beh. Loro sì e voi no? Non vi ha fatto ridere? Ma sapevamo! Ma allora perché me l'avete fatta raccontare, scusate? Ma io li odio quelli che sanno la barzelletta e te la fanno raccontare così per farti un piacere. Se non c'è nessuno che ride, che gusto c'è a raccontarla? Te l'ho fatta dire per passare un po' di tempo, che qua è una noia mortale. E poi, secondo me, ha barato. Va bene, sta zitto, chi te ci ha consentito, non è detto che ha barato. Dai, piantala con questa storia. E dai, dillo che è barato, dai, mettilo che è davanti a lui, no? Ma il francese qui ce l'ha ancora con me? Ma sì, lo sai che ogni tanto gli gira male. Dai, mettiti seduto e fa la finita. Ma fa la finita cosa? Cosa? Ma tu sei così contento di fare il tedesco per sempre? Beh, a me di fare il francese per sempre non mi va, specialmente se mi è stato estorto con l'inganno. Ma con l'inganno, scusami, Abbiamo sorteggiato all'inizio, a te è toccato di fare il francese, stacci. Ma cosa stacci e stacci, quei danni erano sicuramente truccati. Dai, prova a dire il contrario se ne sei capace tu, dai, prova. Otto orizzontale, si montano in campeggio. Tedesche. Beh, Piantala, Non è il caso di litigare tra di noi, che poi sai come va a finire. Poi scusami, non ti bastano tutte quelle situazioni che ci fanno passare? No, io voglio un altro sorteggio. Cosa? Voglio un altro sorteggio! Va bene, facciamo un altro sorteggio, così magari la finisci di scassarci tutte le scatole tutte le sere.
ho messo i dadi. No, lascia perdere i dadi, lascia stare i dadi, mi hai già fregato una volta. Facciamo la conta stavolta. Facciamo la conta, così sei contento, eh? Questo sì. Stupe, te non vieni. Arrivo, arrivo. Dai, su, togliamoci meno, questa cosa. C'è qualcosa di diverso. Diverso. Chiaro, eh? Per me verso di te l'ultimo, lui, patti chiari, chi esce fa l'italiano. Chiaro? Alle 23, 5, 3, 8 e 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Mandate a cagare. Ma lo sa che va a finire sempre così, ma perché si indigna? Adesso finiamo la discassale, eh? Lasciatemi un attimo tranquillo e portate rispetto al capo, eh? 9 verticale, finisce quando muori. Mutuo! Ma parlava, io non ne posso più, ma perché non fai qualcosa anche tu? Ma lascia perdere, ma è inutile! Ma poi perché te la prendi tanto? Io non capisco. Perché? Perché? Ma perché io non vergoglio la mia dignità? Ma insomma, ma che uomo sei? Ma quale uomo? Tu non esisti! Sei un'idea, un gioco, una fantasia! Perciò stai seduto e smettila di rompere le scatole! Ma io ti devo... No, 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 stai buono, stai! Ma lo senti che è arrogante, che? Ma lo sai, ma lasciami stare un attimo! Ma cos'è? Ma capito, ma non sei stufo di farti figuraccio? Non sei stufo? Ma no, io non sono abituato. Abituato? Abituato? Ma scusa, ma ti ricordi la primissima volta come abbiamo fatto, senza sorteggio, sei detto, fai il tedesco o il francese, chissà, il tedesco o il francese, te lo ricordi bene, no? Sì, lascia perdere. Io me lo ricordo benissimo, e quindi com'è possibile? Io sono una parola di francese. Lascia perdere. Sì, è tutto sbagliato fin dall'inizio. Mi ho fregato fin dall'inizio. Oh, ringraziami ex tedesco, tutto a monte, ricominciamo tutto da capo. Lascia perdere. 22 verticale, famoso quello di Troia. Figlio! E comunque, è inutile che cerchi di cambiare discorso, caro il mio italiano. Sei spodestato. Pensavi di avermi fregato i tuoi trucchetti da 4 soldi, vero? No, ma questo ce l'ha ancora con me. Ma cosa vuole ancora? Madonna! Cosa voglio? Voglio che io non so una parola di francese, semplicemente. Ma no? No. Vediamo. Come si chiamano quei posti pieni di tavoli da gioco? Casino. E quei pezzi di plastica che si usano per puntare quando giochi a carte? Fish. E quel panciotto che si mette sotto la giacca senza maniche? Gilet. E il tavolo di legno? Il tavolo di legno. E il pavimento di legno? Ah, il parquet. E il più alto della pallacanestro? Il pivot. E la lista del ristorante? Lulu. Se vuoi. Ma scusate, ma non mi sembra francese questo, cioè ma dove lo trovo un altro? Ma tu non dici niente? Wüster, Grafen, Panzer, Hitler, Oktoberfest, Derrick. Ha fregato anche me con lo stesso metodo, eh? Ma lo vedi che lo dici anche tu, ci ha fregato! Sì, ci ha fregato! E lo sai perché è sempre lui a fare l'italiano? Perché è più furbo, per cui mettiti seduto e falla finita. Ragazzi, ci tocca, mettiamoci in posizione. Oh, sentite questa. Allora, ci sono un francese, un tedesco e un italiano ai quali viene proposta una scommessa. Devono riuscire a resistere una notte intera in una casa infestata dalle formiche. Ok, parte il francese. Si fa avanti sprezzante del pericolo, chiude la porta dietro di sé e guarda a destra, guarda a sinistra e PROM! Viene assalito da migliaia di formiche, che francese scappa via urlando disperato. Ok, tocca al tedesco, anche lui si fa avanti sprezzante del pericolo, chiude la porta dietro di sé e guarda in alto, guarda in basso e PROM! Viene assalito anche lui da migliaia di formiche, che tedesco scappa via urlando con una ragazzina. Allora si fa avanti l'italiano, calmo, tranquillo, rilassato. E così passano le ore, passa la notte. Oh, è arrivato il giorno, l'italiano esce fresco e riposato. Ma come hai fatto? No, ragazzi, bastava ammazzare qualche formica, la buttavi lontano, ho visto tutte le altre, ho fatto il funerale. Ah.
che oltre a fare delle figuracce tremende dobbiamo ascoltarci queste barzellette che sono delle sfronzate terrificanti. E dobbiamo fare tutte le volte gli stessi movimenti, tutte le volte, come quella volta, ti ricordi quel bambino che ha voluto riascoltare per 10 volte la stessa barzelletta? Siamo sulla cima di un grattacielo, io lascio andare una sveglia e voi dovete correre giù e prendere il volo prima che tocchi terra. E noi come dei martiri alla larga cominciamo a far finta di correre giù, cercando di prendere una sveglia che non saremmo mai riusciti a prendere. E poi arrivava lui, l'italiano, scendeva le scale, con calma. Arrivava sotto, entrava nel bar, si prendeva pure una tazzina di caffè, si leggeva pure un pezzo della pagina sportiva del giornale, dopodiché, hop, usciva e prendeva la sveglia al volo. E come aveva fatto? Perché l'aveva caricata 2 ore indietro! Ma ti rendi conto della stronzata? Ti rendi conto della stronzata? Ecco l'invidia francese, perché l'idea è venuta a me e non a te. E certo, come potevi dire a me l'idea? Sei tu l'italiano quello furbo, io sono solo un povero francese, che poi io sto cavolo di cappello lo odio! Allora, con il francese. Facciamo il francese. Questo cappello è bellissimo. Che poi è bello essere francesi. La Francia, la terra del vino, dell'opera, dei castelli della Loira, di Zidane, dello champagne, del cognac. Ma si dà il caso che sia la terra da cui arrivano i migliori formaggi del mondo. Il Brie, il Camembert, il Roquefort, il Capri de Dieu. Ma allora... Cos'è che... com'è che così paura del fantasma formaggino, porca giù miseria! Dai, non fare così, su! Ci sono dei lati positivi anche nel fare il francese, no? Sicuramente. Dimmene uno. Beh, cioè, per esempio, il... Vabbè, senti, adesso non me ne viene in mente nessuno, però, Cribio, ce ne sarà pure qualcuno, no? Sicuramente. Allora, facciamo una cosa. Dimmi quali sono i motivi validi del fare il tedesco. Oh, ma te ne potrei dire mille, Mille. Ma che mille, va? Me ne basta uno, mi accontento di poco. Uno? Uno. E poi mi restano 1999, no? Uno. Vabbè, allora tanto per dirne uno, io potrei dire che a me piace, anzi no. A me entusiasma fare il tedesco perché il... Perché, ma te lo dico io, non ce ne sono di perché, non ce ne sono di mai di motivi, ma non capisci che siamo in una situazione disgraziata? Ma non esageriamo, dai, fin dei conti in momenti come questo che siamo in pausa. Ho capito, ma sono pochissimi momenti di pausa rispetto ai momenti in cui quell'elemento ci chiama. Ragazzi, ci tocca, mettiamoci in posizione. Oh, vi racconto questa. Dunque, ci sono un francese, un tedesco e un italiano e tutti e tre sono condannati alla ghigliottina. Per primo sale sul patibolo l'italiano e come ultimo desiderio chiede di avere il viso rivolto verso l'alto, cioè verso la lama che cade. Esaudiscono il suo desiderio, gli mettono il collo tra i ceppi, il boia lascia andare la lama e tacca! La lama si ferma a 2 centimetri dal collo. Ora dovete sapere che se la ghigliottina fa cilecca per 3 volte, il condannato viene graziato. Quindi poi la esamina ben bene, ci mette anche un poco di olio e ripete l'esecuzione. Tac! Niente da fare. La terza volta, idem. Così l'italiano viene graziato. Bene. Sale sul palco il francese e sperando che anche lui porti fortuna, esprime lo stesso desiderio, cioè di avere il viso rivolto verso l'alto. Tac! Tac! E tac! Anche lui viene graziato. Il boia quasi si mette a piangere e prima che anche il tedesco salga sul palco, la ghigliottina viene completamente smontata e revisionata perché il mancato funzionamento precedente non risulta in alcun modo comprensibile. Quindi alla fine anche il tedesco viene fatto accomodare alla ghigliottina. Siccome oramai il boia ci ha fatto l'abitudine, lo posiziona direttamente anche lui con il viso rivolto verso l'alto. La lama cade la prima volta. Niente,
La seconda volta, tac! Niente, il boia è sull'orlo del suicidio. Tira su la lama senza nessuna speranza. Ma prima che la possa far cadere per l'ultima volta, il tedesco esclama: Ante! Io ho fatto il guasto! Hai visto? Stavolta ha toccato a me fare la figura del cucù, sei contento? Ma di cosa dovrei essere contenta? Che a lui gli va sempre bene e per primo per giunta! Ma lui va sempre bene e per primo per giunta! Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire così, sbattuto davanti a tutti che tu sei l'italiano, il più furbo, l'intoccabile! Sì, vabbè, ma allora ha ragione lui però, eh? Ma Cribio, ma non sei mai contento! 11 orizzontale, fa coppia con lo mio! Alfa! No, 8 lettere. Alfa Sud! Oh, ma siete proprio ignoranti, Alfa Sud è 7 lettere. E scrivo con 2 S! Ma andate a cagare! Ma poi, voglio dire, ma chi ha detto che deve essere sempre lui a fare il capo? Deve essere sempre lui a dire quando ci tocca. Contratto! Che cosa? Che il più furbo fa il capo, quindi smettila. Dai, piantatela una buona volta, eh. Te devi non essere mai contento. E tu invece di dire... Ragazzi, ci tocca, dobbiamo lavorare, mettiamoci in posizione. Allora, sentite questa. Ci sono un francese, un tedesco, un italiano, ai quali viene proposta una scommessa. Devono riuscire a resistere una notte intera in una casa infestata dal terribile fantasma formaggino. Il tedesco si fa avanti e, sprezzante del pericolo, entra nella casa e chiude la porta dietro di sé. Questa roba. Dopo neanche un'ora il tedesco si vede arrivare di fronte un terribile fantasma. Sono il fantasma formaggino. Anche il tedesco fugge via dalla casa urlando come una ragazzina. Quindi si va avanti il francese, anche lui, sprezzante del pericolo, entra nella casa e chiude. E chiude. No, stai fermo. E questa, chiude. Questa no. E chiudi sta porta. Ma non ce la faccio, questa non ce la faccio. Ma mettiti in posizione. Ma non ce la faccio. Non la faccio. Dopo neanche un'ora il francese si vede arrivare di fronte. Stai fermo. Un terribile fantasma. Non ce la faccio. Oh, torna indietro, cretino. Rimettiti a posto, dai che forse sei ancora in tempo. No, non ci torno. Dai, pistola. Dai che facciamo in tempo. Muoviti. Allora, io non vedo il francese e la voce deve essere rispettata. Quindi io faccio sciopero, non dico più niente, tieni. Ecco, guardalo, hai visto cosa hai combinato? Ma non potevi aspettare che finisse la barzelletta? No, l'avevo detto che quella del fantasma formaggino non la facevo più. Ma dai, ma è un classico, è il classico dei classici, è la base di ogni barzelletta del genere, ma non puoi non farla. Ma posso, certo che posso. Smetti, ma cosa puoi aspettarti da un pistola che peraltro arriva dalla Francia come quello lì? Beh certo, per te è facile, ma lì lo spammi sul panino e hai risolto il problema, che poi siamo sempre noi e lui a farcela sotto dalla paura. Siamo sempre noi a farcela sotto dalla paura. Ma da dove ce l'ha mandato questo? Da nord o da sud della Francia? Ma mandalo indietro, va. Dai, al suo orgoglio, non puoi biasimarlo per questo. Senti, tu però, cavolo, non puoi non fare più la barzelletta del fantasma formaggino. Ma altrimenti, ma milioni di bambini di tutto il mondo, ma come farebbero? Ma tu te la senti davvero di prenderti questa responsabilità? Ma te le immagini, tutti quei bambini che pendono dalle labbra del cucù di turno, eh? È una certa, si sentono dire, non me la ricordo più, ma dov'è il francese, eh? E io riesco a immaginarmi e vedere nei loro occhi la tristezza, l'afflizione, la malinconia, mentre tu invece puoi dargli il sorriso, la gioia, l'allegria. Oh, ma quante minate vi state facendo?
e il suo lavoro lo deve fare, punto e basta. Io non voglio farmi piangere i bambini, perché io ho paura del fagiolo formaggino. Non voglio fare piangere i bambini, ho paura del fantasma formaggino. Mica, ma quante menate che ci fai. Dai, su, stai tranquillo, ci sono qua io con te, dai, su. Ero sicuro, io ne ero certo che non volevi farli piangere i bambini. Ma infatti, io non li voglio far piangere i bambini, perché io sono anche stufo di fare il francese. Cioè, se potessi, almeno per una volta. Cosa? Cosa? Se potessi fare, almeno per una volta. Cosa? Cosa? Se potessi fare l'italiano, almeno per una volta. Non se ne parla! Dai, che ti costa? No, ho detto di no! Ma su, dai, per una volta sola! Allora, ragazzi, qua ognuno ha i suoi ruoli e questa è una regola che va rispettata. Va bene, d'accordo. Le regole vanno rispettate. Però dai, uno strappino lo puoi fare. Per una volta, ma guarda come soffre, guarda come piange come un bambino. Dai. Che dite? Glielo facciamo fare l'italiano per una volta? Va bene, fai l'italiano, ma che sia chiaro, per una volta. Sì, solo per una volta. Grazie. E poi non dite più che l'italiano è cattivo. No, dai, lo sappiamo. E basta con queste storie, ci ha fregato, ci ha malato, ci ha ingoiato. No, promesso. Ragazzi, ci tocca, mettiamoci in posizione. Allora, dovete sapere che il tedesco la mattina si fa un bel boccale di birra e va al lavoro. Il francese la mattina si fa un buon calice di vino e va al lavoro. L'italiano la mattina, con la sua tipica flemma, si fa un bicchiere di pipì e va alla mutua. Ma che schifo di barzelletta è? Ma che schifo! Ma che schifo di barzelletta è? Eccolo qua, il nostro bel francesone, che vuole fare le scherzo col fuoco e non ci riesce. Ringraziate la vostra buona sorte, che è toccata a moi fare l'italiano. E soprattutto iniziate un po' a pensare a chi vive situazioni più imbarazzanti delle vostre. Non so, venite a pensare quei poveri, non so, i carabinieri, no? Carabinieri! Nessuno sui carabinieri! No! Ve la racconto! No! Ci sono due carabinieri. Gli regalano due cavalli. Poi andate a prendersi due cavalli, ma gli viene subito il problema di come distinguere il cavallo dell'uno dal cavallo dell'altro. Allora, grande idea! Tagliamo la criniera, ok. Zac, via due criniere. Vanno per prendersi due cavalli. Non li distinguono. Altra grande idea, tagliamo la coda. Ok, zac, via due code. Vanno per prendersi due cavalli. Non li distinguono. Al che ci pensano ancora? Grandissima idea, tagliamole una gamba. Ok. Stanno per iniziare a fare questa operazione, quando a un certo punto si interrompono perché sentono delle urla che arrivano da quella parte. Fermi! E vedono un contadino che sta arrivando verso di loro. Fermi, cosa state facendo? E loro, stiamo tagliando la gamba così distinguiamo il cavallo dell'uno dal cavallo dell'altro. Anche lui li guarda i cavalli, li riguarda e dice, ma scusate, perché non fate che uno si prenda il cavallo bianco e l'altro si prende il cavallo nero? Senti, dopo questa ennesima stupidata alla francese, non ti voglio più sentire parlare per tutta la serata della voce, eh? Nel frattempo, la sapete quella dei due imbecilli sul piedistallo? No. E se scendete ve la racconto! E comunque, tornando al discorso di prima, pensate veramente a quante persone lavorano in situazioni molto più imbarazzanti delle vostre. Non so, io penso sempre a quella povera rana dalla bocca larga. Ma che vita fa? Ma
E la maestra di pianino, anni e anni di studio, arriva in classe che c'è pianino, tu. Così, no? Senza contare i matti, ma quante barzellette hanno fatto sui matti? Ah, li tirano pazzi, eh? Ma soprattutto, mio caro, soprattutto, senza contare gli esploratori! Dai, ma cosa dici? Dai. Ma cosa dici? Ma magari potessi fare io l'esploratore delle barzellette! Guiderete gli aerei da turismo, andrei a letto con delle donne bellissime, mangerete delle pietanze squisite, non qui costretto a fare il francese. Diglielo! Nein! Diglielo! Ho detto di no! No, glielo devi dire! Oh, lo sai benissimo che non ne voglio parlare. Ascolta, adesso tu glielo dici, così finalmente questo scassa di tutto e di più, si rende conto della fortuna che ha a essere con noi a lavorare. Di cos'è che mi devo rendere conto io, scusa? Non ne voglio parlare, non ne sono ancora uscito del tutto, mi fa male proprio. Ricordare, no. Guarda, scusa, ma da cos'è che non sei uscito del tutto? Cos'è che ti fa male parlare? Cioè, insomma, mi dite di cosa state parlando? Diglielo! Ho detto di no! Va bene, glielo dico io. Ma fai come ti pare, fai. Ma di cosa state parlando? Di cosa stiamo parlando? Il tuo caro amicone qua, no? Perché voi due siete culo e camicia, no? Poi un giorno te o voi mi spiegate chi è il culo e chi è la camicia, perché non ho ancora capito, eh? Questo non l'ho ancora capito. Prima di essere qua, di avere questa fortuna di essere qua a lavorare con me, sai cosa faceva? Che ne so? E l'esploratore? Ma dai, ma che figata! Ma chissà quante cose hai fatto, quante cose hai visto! Avrei un milione di cose da raccontare! Dai, snocciola un aneddoto piccante. Non ne voglio parlare. Ma dai, ma non fare il prezioso, ma sono già così pochi i momenti liberi che abbiamo, cerchiamo di aiutarli un attimo con qualcosa di bello, dai, raccontami un'avventura, su! Raccontali l'ultima. Sì, dai. E va bene, ma poi non dire che non t'avevo avvisato, eh? Vuoi un aneddoto piccante? Te ne racconto uno piccantissimo, allora. Eravamo due esploratori, io e il mio collega. Stavamo volando su un aereo da turismo e stavamo sorvolando il cuore dell'Amazzonia. A un certo punto sentiamo dei rumori provenire dal motore e il motore dell'aereo si blocca. Cerchiamo di fare un atterraggio di emergenza. Puntiamo verso una radura e quando tentiamo l'atterraggio, POM! Andiamo a impattare contro un enorme albero. L'aereo si distrugge e noi restiamo appesi ai rami. Ora dovete sapere che quell'albero era il totem sacro di una tribù di indigeni locali. Sfortunatamente, quegli indigeni che quella mattina venivano che fa, erano tutti là a vedere e a godersi la scena. E quindi che fanno? Si arrampicano sugli alberi, ci prendono, ci legano ai famosi pali e ci portano in parata in mezzo al loro villaggio. Lì, al cospetto del capo tribù, nonché stregone, questi si avvicina e ci dice: voi avete distrutto il nostro albero sacro, voi essere puniti per questo. Io darei a voi scelta: voler essere squartati, vostre viscere essere messe al sole mangiate da formiche rosse, o voler bumba bumba. Io non sapevo che dire. Il mio collega, inorridito al solo pensiero delle frattaglie messe fuori al sole, eccetera, eccetera, così di impeto dice: bumba bumba. E allora capotribù va da lui e gli dice: tu volere bumba bumba? E così essere. E il poveretto viene preso e portato in giro per il villaggio, dentro una capanna, là in mezzo. E a turno cominciano ad entrare tutti gli indigeni e contemporaneamente comincio a sentire urla strazianti e rumori inequivocabili. Quando tutti quanti hanno finito di fare quello che dovevano fare, il poveretto viene lasciato andare via. Dopodiché capotribù torna da me e mi dice: voi avete distrutto il nostro albero sacro, voi essere puniti per questo, io darò a voi scelta: voler essere squartato, vostre viscere essere messe al sole mangiate da formiche rosse, o volere bumba bumba. E ho visto cos'è bumba bumba, ho detto: no, io voglio essere squartato.
Allora lui mi dice, tu voler essere squartato? E così essere! Però prima bumbo bumbo! Non potevo minimamente immaginare una cosa del genere, perdonami. Non potevo immaginare una cosa del genere. Immagina prima di chiedere, no? Sennò vedi le conseguenze che hai. Perdonami, deve essere stato terribile, scusami, non potevo immaginare. Vabbè, comunque è tutto nel passato, via. Comunque fu dopo quella terribile barzelletta che io non ce la feci più, allora chiesi e fortunatamente ottenni il trasferimento qui. E hai fatto bene, perché la tua situazione attuale è sicuramente esaltante rispetto alla precedente. Esaltante. Diciamo che qui sto bene e non corro pericoli. E adesso che siamo tutti amici? Oh, mi fate finire il cruciverba! Che noia. Beh, certo che a pensarci bene, adesso che mi hai raccontato questa cosa, tutto sommato anche fare il francese, non è che sia poi questa cosa così brutta. Che poi a pensarci ancora meglio, la barzelletta di prima, se avessi continuato a fare il francese, mi sarei pure bevuto un po' bicchiere di vino. Oh, finalmente il nostro bel francesone inizia anche a pensare un po' positivo, eh? Bene, continuerò a pensare positivo. Ecco, ma vedi di farlo da subito, che ragazzi... Ci tocca, mettiamoci in posizione. Oh, vedi non farci fare la figura di prima, eh? Se no io ti mando con gli esploratori e un gorilla che vuole fare bumba bumba, eh? Un giorno si incontrano un francese, un tedesco e un italiano. Il tedesco dice: io sono Tito Seldorf e noi in Germania avere un aereo che vola fino a 20.000 metri di altezza. Oh, per tutti i crauti. Yeah. Oh, già. Yeah. E il francese dice: io sono di Parigi e noi in France abbiamo una Citroën che viaggia a 400 km l'ora. Oh, parbleu. Oui. E l'italiano che dice? Belè, io sono di Genova, eh? E ce l'ho a 42 centimetri. Interessante. Dopo un po', tutti e tre però si rendono conto di averla sparata troppo grossa. Così ritornano sui propri passi ed inizia il tedesco. Sapete, io ti ho mentito. Il nostro aereo volerà al massimo fino a 10.000 metri di altezza, 9.900 più probabile. Ecco, mi pareva a me. E il francese che dice? Sapete, anche io vi ho mentito. In realtà la nostra Citroën viaggerà a 215 km l'ora. E l'italiano? Sono curiosa. Evelyn, anch'io vi ho mentito. E non è che sono proprio di Genova io, eh? No, anche questa è fatta. Sì, comunque non è giusto, eh. Oh, per tutti i crauti. Cioè, ma proprio un francese rompipalle ci potevano dare, ma non uno svizzero, no? Sì. Invece di sbuffare, dammi una mano con Monsieur Parbleu qua. Chi? Il francese! Ah, ma tutti contro di me ce l'avete, solo perché non mi arrendo l'evidenza dei fatti? Ma quali fatti? Oh, senti, pure in coppia mi aggredite. Infatti sono che l'italiano se la cava sempre, senza incertezze. E possiamo discutere dopo? E perché dopo e non subito? Perché, ragazzi, ci tocca, mettiamoci in posizione. No, diciamo. Allora, sentite questa. Ci sono un francese, un tedesco e un italiano che devono lanciarsi da un aereo con il paracadute. I tre amici si buttano. Ma al francese non si apre il paracadute. Prova anche con quello di riserva, ma niente! Anche il pilota che dall'aereo assiste impotente a questa terribile scena prende la radio e urla gli altri due.
Prendetelo per la giacca! Ma la giacca si sfila! Prendetelo per la camicia! Oh, ma anche quella si sfila! Prendetelo per i pantaloni! Oh, il povero francese di mare muto, ande! Prendetelo per il culo! Noi abbiamo il paracadute, culo! E ti pareva, ma che rabbia! Su, dai, almeno questa è un po' di anni che non la facevamo. Sì, ma mi fai rabbia lo stesso. Come fai ad andarti sempre tutte lisce? Riesci a sempre essere così preciso, così puntuale. Oh, ha una prontezza di spirito particolare. Gli va sempre tutto bene e fai modo di cavarsene in ogni situazione. Mai una sbarratura, mai un'esitazione. Ma come fai? Diciamo che un po' bisogna esserci portati. Ma molto fa l'esperienza. Sì. Adesso però non esageriamo, caro il mio italiano. Teniamo i piedi per terra. Che orecchie per intendere, intenda. Tutti gli altri possono andare in camper. Ma cosa vuol dire con questo? Ma niente, sai, puoi capire, da quella cosa che gli è successa la ragiona. Comunque dicevamo che l'accuratezza nei particolari è la base di tutto. Senti un po', accuratezza. Allora, perché non gli dici un po' di... quella volta... Quale volta? Ma niente. Diglielo? No. Ah, glielo devi dire! No, lo sai che non ne voglio parlare. No, caro mio. Tu adesso glielo dici, così almeno la finiamo con ste menate sulla prontezza di riflessi e l'accuratezza dei particolari. Ma di cosa state parlando? Dai, lo sai che non ne voglio parlare, sono errori di gioventù. Ma quali errori di gioventù? Insomma, di cosa state parlando? Diglielo? No! Va bene, allora glielo dico io. È uscita anche la calogna tedesca! Ma cos'è che mi dovete dire? Allora, lo sai che il tuo capo italiano... E anche il tuo capo, eh? Nein, io tedesco faccio quel cacchio che mi paga. Dicevo, il tuo capo italiano, prima di venire qui a fare il tuo capo, sai che cosa faceva e dove è stato? Nello spazio! Oh, sì. Ma che figo! Ma che figata! Ma chissà che emozione deve essere stata! Voglio dire, deve aver passato dei momenti indimenticabili! Questo è sicuro! Dai, ti prego, raccontami cosa hai provato, ti prego! Tu vuoi sapere cosa ho provato? Sì. Va bene! La NASA, per testare la resistenza dell'uomo nello spazio, decide di inviare per 6 mesi, in totale solitudine, 3 uomini. Vengono scelti un noto playboy svizzero, un famoso lettore di gialli e un accanito fumatore, il sottoscritto. Ai 3 viene permesso di portare una sola cosa che possa allietare questi mesi in solitudine. È il giorno della partenza. La prima navetta sale il noto playboy svizzero che con una lunga scorta di filmini sexy sale e parte. Sulla seconda navetta sale il famoso lettore di gialli, anche lui con una mezza biblioteca di libri gialli, sale e parte. Sulla terza navetta salgo io. Sacchetti di sigarette, sigarilli, tutto ciò che si può fumare, salgo e vado. Passano i 6 mesi. Le 3 navette rientrano. La prima ad aprirsi è quella del noto playboy svizzero. Scende, visibilmente soddisfatto, saluta i dottori della NASA e se ne va. Si apre la seconda navetta. Scende il lettore di gialli, anche lui è visibilmente soddisfatto. Saluta i dottori della NASA e se ne va. La terza navetta è la mia. Si apre la porta. Scendo io. Occhi a palla. Tutto sudato. Sigarette nelle orecchie, nel naso, in bocca. Tutto tremante. Mi rivolgo ai dottori della NASA e... I fiammiferi! Ridete, che ne sapete voi di quello che ho dovuto passare io? Prendete in giro, Ma sapete una cosa? La volete sapere una cosa? Mi dimetto.
Basta responsabilità. Dai. Rimetto il mandato. Per un piccolo errore di valutazione. Piccolo. Sei mesi senza... Il piano liberi! E ti vuoi dimettere? Dai. Sì. Quel che detto è detto. No. D'ora in poi io non sarò più l'italiano, basta responsabilità. Sarò il francese. Ma dai, ma se... Ma solo... Ma stiamo scherzando! Non te la prendere! Ma credi, oh, prende fuoco subito, D'ora in poi sarai tu il francese, visto che ci tieni tanto. Oh, guarda che ti prendo in parola, occhio. E fai bene. Ma ricordati che nella vita ride bene, che ride ultimo. Quindi stai dicendo che io da questo momento sono italiano? Per sempre? Certo. E comincia col tuo lavoro. Piero, che emozione! Posso dirlo? Padre, sì, sto tocca a te, dillo! Ragazzi, ci tocca! Mettiamoci in posizione! Oh, vi racconto questa. Tre esploratori, un francese, un tedesco e un italiano, vagano da giorni nel deserto, hanno terminato da un pezzo viveri ed acqua e sono sul punto di morire, quando trovano, semisepolta nella sabbia, una vecchia lampada. La sfregano e immediatamente vedono apparire un genio alto e possente. In cosa posso servirvi? Chiede il genio. E i tre rispondono che vogliono bere, che desiderano immediatamente una borraccia, anzi no, una piscina per dissetarsi. A che il genio fa apparire una piscina vuota e poi spiega ai tre che ognuno di loro dovrà correre verso la piscina, spiccare un salto pronunciando il nome di ciò con cui desidera riempirla e quindi potrà nuotare liberamente nel liquido desiderato. Parte il tedesco, che prende la rincorsa, spicca un gran balzo e urla: birra! Oh, e la piscina si riempie all'istante di birra fresca e dissetante. E il tedesco nuota tanto, beve anche, ecco, voglio dire. E quando è soddisfatto, esce fuori la piscina e si scrolla anche un po', si svuota. Parte il francese. Anche lui fa un gran balzo e urla: vino! E la piscina si riempie all'istante di vino rosso e il francese se la gode, beve tanto, che bello, ma anche un po' troppo forse. Bene, alla fine tocca all'italiano e però ricordiamocelo, è l'ex francese che ha rotto le scatole per tutto il tempo. Bene, parte. Spicca un gran balzo e urla: merda! Nella vita, come dicevo prima, ride bene chi ride ultimo. Io sono un italiano. Un giorno, in un bosco, comincia ad alzarsi un fortissimo vento. Questo vento incalza sempre di più e coglie alla sprovvista un piccolo passerotto appena nato che era nel suo nido, neanche ancora coperto di piume, neanche sapeva volare. E questo vento lo coglie, lo sbalza fuori e lo fa rotolare lontano e si ferma in un prato dove stavano pascolando alcune mucche. Il povero passerotto è lì sperduto e tutto infreddolito. Una delle mucche lo nota, si avvicina a lui e gli dice:
Ciao, piccolo passerotto. Cosa ti è successo? E il passerotto? Era il mio nido. Mi è arrivato il vento. Mi ha sbalzato fuori e mi ha fatto rosolare lontano che non so dove sono finito. Non ci so tornare, non so neanche volare, sto morendo di freddo. Allora la mucca lo guarda e senza dire una parola lo scavalca, facendo bene attenzione a non calpestarlo, alza la coda e bram, gli molla un'enorme torta addosso. E il passerotto rimane un po' sbigottito, c'è un odoraccio che però, bene o male, comincia ad abituarsi. La cosa strana è che comincia a sentirsi bene, perché lì in mezzo a tutta quella roba, comunque, comincia a sentire un piacevole tepore e comincia a scaldarsi, a sentire ancora la punta delle sue zampette, la punta delle sue alucce ancora nude di piume. E così si sistema, bello bello, sta lì, tutto contento, tutto allegro, e sta di un bene che comincia pure a cantare. Lì vicino passava per caso una volpe che è stata attirata dal canto del passerotto e quindi si avvicina, lo guarda e con fare volpesco gli dice: ma povero passerotto, ma cosa ti è successo? E il passerotto: io ero nel mio nido, è arrivato il vento che mi ha fatto arrivare qua, stavo morendo di freddo e una mucca mi ha aiutato. La volpe lo guarda, gli sorride e gli dice: aspetta che ti do una mano anch'io, ti do un aspetto migliore. Quindi lo sfila alla cosa, lo pulisce per benino e una volta che è bello pulito, blam, se lo mangia in un boccone. Una morale di questa storia può essere che chi ti mette nella cacca spesso non lo fa per farti del male. Un'altra morale potrebbe essere che spesso chi ti leva dalla cacca spesso non lo fa per fare il tuo bene. Una terza morale, che credo sia la più vera, la più giusta, è che quando sei nella cacca fino al collo non è il caso che ti metti a cantare. Direttamente col TGV da Parigi, Maurizio Lussi! Direttamente da Düsseldorf, il nostro tedesco Marco Stramadagno! E direttamente da Genova, dintorni non si sa bene dove, il nostro italiano Fabrizio Inordi! E l'ultimo, ma non sicuramente l'ultima, la nostra grandissima voce, Anna Borelli! Anna! Anna Borelli! No, basta, no, basta, basta, no, basta, no, via, basta, via, 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 Lorenza, Lorenza. Grazie Lorenzo e grazie all'associazione Nonno Boi. Grazie anche a voi di essere stati con noi.